tutti e Zugu, benvenuti in un nuovo video a tema Pixar, nello specifico dedicato a Lightyear, il prossimo film della Pixar in uscita al cinema, anche in Italia, solo al cinema, dal 15 giugno 2022. E quest'oggi, questa notte, durante la cerimonia degli Oscar 2022, è stato rilasciato un nuovo spot di un minutino e qualcosa. Ero curioso di vederlo, l'avevano preannunciato ieri. Andiamo a vedere un pochettino insieme se hanno messo qualcosina di nuovo dentro. Allora, sappiate che al momento il trailer si trova solo su questo canale, quindi non è sui canali ufficiali Pixar, non so per quale motivo. O meglio, lo è tipo su Instagram da qualche parte, ma su YouTube ancora no. Non ci sono sottotitoli, non c'è doppiaggio in italiano, quindi ci accontentiamo dell'inglese con i sottotitoli automatici. 3, 2, 1, via. Yeah, we got a breach in the perimeter. Thank you. After a full year of being marooned on this planet, our first test flight is a go. Vogliamo verso l'infinito ed oltre. Good luck, Captain. We're all counting on you. Roger that. Mi piace l'inglese, non me lo ricordavo così. Buzz, I am Socks, your personal companion robot. E ragazzi, c'è questo gattino, Spero che ci facciano vedere meglio Zurg. Dai, dai. Eccolo. C'è qualche scenetta in più di Zurg, secondo me, And I regret having joined you. Guarda l'incazzatissimo lì, come quella scena ricorda molto Kylo Ren, tipo. I can provide sleep sounds if you like. I have several options. Summer night, ocean paradise, whale calls. No, no. White noise is fine. Very well. Good night, Socks. Good night, Buzz. Carino, carino, e hanno aggiunto, diciamo, non moltissime cose, però la cosa di cui sono molto felice è che ufficialmente in tutto il mondo hanno annunciato che, appunto, come ho detto all'inizio, esce al cinema. A giugno 2022 in Italia sarà il 15, in America sarà il 17 e esce pure in IMAX. E penso che sia la prima volta che mi capiterà di vedere un film animato in IMAX. Io sono veramente molto, molto curioso di questo film, di vedere com'è la storia di Buzz Lightyear, non in quanto giocattolo, ma in quanto, come dire, Space Ranger della sua organizzazione spaziale, di cui ora non ricordo il nome, forse si chiamano solo Space Ranger. Spero con tutto il cuore che in italiano decidano di cambiare il doppiatore, perché dato che in inglese c'è Chris Evans, in italiano sarebbe bello avere Marco Bivio. Però vedremo che succederà. Comunque, grazie per aver visto questa reaction, fatemi sapere cosa ne pensate. Io penso che nei prossimi mesetti esca un altro trailer effettivo rispetto a questo spot molto veloce, che è circa simile a quello che avevamo già visto, ma con qualche scenetta di Zurg in più. A parte ciò, noi ci vediamo tutti i giorni stream su Twitch, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. C'è un vero amico in me.